Mia nipote ha voluto che al suo matrimonio ci fossero solo giovani, tutti i suoi amici. Beh, ha anche ragione. Fermi. Ecco. Dica, commissario, com'è che l'hanno spedita qui a Genova? Per indagare sull'uccisione della sposa e sul rapimento del banchiere. Cosa vuole? È toccata a me. Benvenuto, commissario. Salve. Buongiorno. Buongiorno. Prendo io i bagagli. Ah, grazie, sì. Spero che abbia fatto buon viaggio. Sì, insomma, si ballava un po'. Le toccherà mettersi subito al lavoro, immagino. Ecco la nostra macchina. Andiamo direttamente in ufficio, vero, commissario? Certo, subito in ufficio. So che il questore vuole parlarle. Intanto andate avanti voi, io vi raggiungo. Va bene, commissario. Come vuole. A più tardi. Mi raccomando il cane. Salve, commissario. Salve. Ho chiesto in giro e mi hanno detto che quel tale è stato rapito da Morini. Certo, non è stato facile, ma... Tieni questi. Dove l'hanno portato? In una nave in demolizione al cantiere Riggio. Non hai sentito? Sarà un topo.
che c'è. Tu vada al vecchio. Nel caso fallo fuori. Va bene. Guarda chi si vede. Questa sì che è buona. Proprio a lei è toccato di liberarmi. Zitto. Non si muova. Serve la macchina. Scenda. Ma quando la riprendo? Io devo andare a Roma. La ritroverà in quest'ora. Scenda anche lei, prego. Ma senta, ci sono i bagagli in macchina. E non me la rovini, eh. La ritroverà tutta sana. Tutte a me succedono. Dov'è un telefono? A destra c'è una cabina. Grazie. Mentre
ne frego se è in riunione. Entra pure e digli che lo chiamo appena arrivo a casa. E allora? La gente che si impiccia dei fatti nostri non ci piace. Ti consiglio di non farti rivedere da queste parti. Se lo dici tu. Non sento storie. Questa faccenda non so chi l'ha montata, ma qualcuno la pagherà cara. E poi quel poliziotto. Me lo sono ritrovato fresco, fresco fra le scatole. Sì, terzi. Non lo voglio fra i piedi, chiaro?
Ghini è dentro? Sì, ti sta aspettando. D'accordo. Come vuoi tu? Va bene. Ah, senti, scusami, ma sto aspettando gente. Ti chiamo stasera. Il vecchio è tornato in libertà. Sì, l'ho sentito. Ne parlavano giù al porto. Trova dove è andato a ficcarsi Morini. Bisogna assicurarci che stia zitto. Regolati come ti pare, ma cerca di non alzare polvere. Poi mettiti in contatto con il dottore. Dagli questa busta e digli che quel lavoro che ha cominciato lo deve terminare definitivamente. Sì? Lo trovo in clinica? Il dottore Dei Matti, quello va sempre in galleria Boccardo. Ci passa alle 8 la mattina. Va bene. Ma insomma, non state a rompermi le scatole con questa storia. Ma sì, per questo ci sono apposta le assicurazioni. E poi che se ne occupi il ragioniere. A volte rimpiango di non aver fatto il pescatore come mio padre. Davvero? Ma che cosa credi, idiota? È un lavoro che dà soddisfazione. Anche se devi soffrire spesso la fame, ma tanto. Mi fate un po' pena voi giovani d'oggi. Basta una pistola, pum, e via. Tutto risolto. Credi che mi piaccia stare qui? Faccio cose schifose e le faccio nel modo più schifoso, perché non cerco attenuanti. Tu piuttosto, che ammazzi per il solo gusto di ammazzare. Signor Ghini. Che c'è? Ci hanno riferito che la finanza viene a farci una visita. Non preoccuparti. Vai e di a Mario di nascondere le merci come al solito. Bene. Che le devo dire, Terzi? Buongiorno. Lei è appena arrivato. E ce l'ha messa tutta per fare uno dei più grossi casini che questa città abbia mai visto. Beh, ho dovuto... lo so cosa vuol dire. È riuscito a liberare Benzi, d'accordo. Ma poteva aspettare l'arrivo della squadra invece di farti testa sua. E Morini non sarebbe scappato. Ma lei veste sempre così? Sì, finché non mi aumentano lo stipendio. Lei non sarà mica uno di quei piantagrani che vogliono il sindacato di polizia? No, io sono un piantagrane e basta. Venga, Terzi. Venga, venga. Si accomodi. Si siede. Dunque, cerchiamo di ricapitolare. Uno, non aveva il permesso del magistrato per entrare in quel cantiere. Due, ha sconvolto il traffico della città per un'ora. Tre, ha lasciato il sequestrato in compagnia di un cadavere su una nave in demolizione. E per finire, si è messo a giocare agli indiani in pieno centro città perché un gruppo di giovinastri l'aveva minacciato. Tutto questo come se il nostro mestiere non fosse già abbastanza difficile. Devo continuare? No, allora sono io che ho sbagliato tutto. Per carità, Terzi, per carità. Ce ne fossero come lei, solo più calma. Ecco, un po' di calma, vede, io ho un tasso di colesterolo molto alto, io. So che lei pensa a Morini, ma non faccia diventare orfani i miei figli prima del tempo, eh? Questo è tutto. Ciao, dottore. Buongiorno, Rocky. Lei deve farci quel favore, dottore. Io veramente, io non... Niente io. Va bene così, chiaro? Commissario Terzi. La chiamano. Aspetta un momento. Ti ricordi? Sono Guglielmi. Ma certo, il giudice istruttore che è più grande di me. Non è un bel record. Senti, ho bisogno di parlarti a quattro occhi. Bene, vieni. Così pensi che vogliano insabbiare l'inchiesta sui rapimenti? È un sospetto, ma molto forte. Certo è che mi hanno sollevato dall'incarico proprio nel momento in cui ero arrivato a trovare le tracce dei soldi pagati per i riscatti.
Soldi in parte usati per speculazioni edilizie e in parte per finanziare operazioni illecite. Un giro dove devono essere coinvolti anche dei nomi grossi. Da non crederci quello che riescono a far passare di contrabbando. Armi, sigarette, traffico di preziosi e di droga. Un fiume di soldi che serve a finanziare la malavita. Ma noi cosa possiamo fare? Io niente. Tu forse puoi andare fino in fondo. Avevo scoperto un prestanome, un certo Sassi, un contadino analfabeta, a cui hanno intestato una lottizzazione di villette sulla riviera. Gli hanno fatto scarabocchiare una firma davanti a un notaio. Comunque, tramite il catasto e l'ufficio del registro, spero di risalire alla testa, al vero speculatore. Purtroppo, ufficialmente, non posso fare più niente. Perciò passerei tutto l'incartamento a te. Vedi tu quello che puoi fare. Vuoi un caffè? Sì, grazie. Pronto? 113. C'è un messaggio per voi nella cabina telefonica di largo 12 ottobre. Pronto? Pronto? Chi parla? L'uomo che ha ucciso la sposa. Calmo con Antuoni, se no ti rovini la digestione. Veramente stavo pensando. E immagino quello che pensi tu. C'è qualche novità sulla sposa assassinata? Nessuna. Ci hanno trasmesso i dati riguardanti i familiari, se li vuol vedere. Eccoli. E la perizia sul messaggio? Beh, la foto della chiesa è stata scattata con una comune Polaroid a colori e la sfinge è una semplice fotocopia di un disegno. Già, come pensavo. Poi c'è un'altra cosa che io... Cosa? Non mi ricordo più. Colantuoni, va bene che hai la digestione lenta, ma esageri, eh? Ah, l'agente Zazzera, quello coi capelli neri, coi baffi neri, sempre vestito di nero, che sembra un poliziotto. Sta pedinando la donna di Morini. Dove? Tu vai all'agenzia e ti informi di quello che ha fatto. Dica, comunica con l'esterno questo telefono. Sì, signore, si accomodi pure. Grazie. Sono Terzi, sono sull'ascensore del portello Castelletto. Mandatemi una civetta su all'uscita, va bene? Grazie. Ma... non ci sarà pericolo. Ma quale pericolo? Un motoscafo così veloce, chi lo raggiunge? Va bene. Allora fammi sapere quando, eh? Ti avviso io. Sei agitato, Morini. Ti trema la mano. Che ti succede? Che fai, dello spirito stronzo? Al capo non è piaciuto per niente che la cosa è andata a finire, diciamo, proprio di merda.
Ho l'impressione che ti stai invecchiando. Senti, Ricciolino, piuttosto di' al capo che il resto dei soldi lo voglio entro stasera. Intesi? Niente soldi. Anzi, ringrazia Dio che non rivoglia quelli che ti ha già dato. Cerca di star buono. Non è facile trovare un buon nascondiglio. Li voglio tutti. Stasera. Io mi chiamo Morini. Ricordatelo. E ora, amico, di a quei pallidoni che possono tornarsene a giocare con le perline colorate e con gli specchietti. Questa è una pelliccia di volpe argentata. Belle, splendide. Una meravigliosa cappa di Oselo. Ora faremo indossare alle signorine altri tre modelli che potrete ammirare fra qualche istante. Ecco le altre. Beh, anche queste sono molto belle. C'è solo l'imbarazzo della scelta. A me sembra che ti manchi solo la tigre. Fatti regalare quella da tuo marito. Questo rapimento è un colpo di fortuna. Mi porterà un sacco di voti alle elezioni. In quel momento conterò i veri amici. Beh, io sono con te, lo sai. Siamo cresciuti insieme. Ma gli affari sono affari. Non mi puoi chiedere di bloccare i lavori dell'autostrada. Ma io non ti chiedo nulla. Il mio è un ordine. Questa amministrazione deve andare a fondo. Sì, questa mi piace proprio. Incantevole. La gente dovrà implorarmi perché io prenda le redini. Capisco, però... E dopo farò i conti con tutti. Sorridi. Stiamo facendo degli acquisti per le nostre signore. Ecco, signora, questa è una splendida giacca di volpe di Groenlandia. E poi abbiamo questo meraviglioso mantello di tigre. Allora, ti sei decisa, cara? Il mantello. Bene, signor Dellera. Prendo il mantello. Questa tramezzatura va riportata anche lì. Qui invece... Troverete un altro messaggio di Svinge in una cassetta della posta al 51 di via Assarotti. Di via Assarotti. Vuoi ascoltarla ancora? Tu che ne dici? Ma cosa vuoi che ti dica? Voce di maschio, adulto, priva di accenti dialettali per l'esattezza. Ha una lieve difficoltà a pronunciare la E e la S. Ha una dizione falsata, come se recitasse o mimetizzasse la sua voce. Comunque troppo poco per poterlo identificare. Grazie, Tommasi. È mio dovere. Riascolti il messaggio e se lo studi, per quel che vale. Senti, Tommasi, registrano una copia e mandamela. Va bene, ciao. D'accordo. Thank you.
Sei tu, Colantuoni? Hai digerito? Come no, dottore. Sto a dieta. Desidera? Tra un pasto e l'altro, hai trovato qualche relazione fra la sposa uccisa e l'ingegnere del grattacielo? No, soltanto che lo zio della sposa è il cavaliere del lavoro Mario Borelli, il cementiere, con cui l'ingegnere aveva dei rapporti di lavoro. Commissario? Terzi, della Criminal Pool. Ah, dunque Terzi, una sigaretta? Lei voleva sapere del povero ingegnere Mattei? Mm. Sì, lo conoscevo. L'avrò visto un paio di volte. Sempre rapporti d'affari. Ma lei crede che ci sia un nesso fra la sua morte e quella di mia nipote? Sono stati uccisi dalla stessa arma e dalla stessa persona. Quindi un nesso deve pure esserci. Capisco. Ma le posso assicurare che mia nipote non sapeva nemmeno dell'esistenza di Mattei. Non saprei dirle altro. Se ha bisogno di me, io sono a sua disposizione, in qualsiasi momento. Se lo ricordi. Arrivederla. Auto 27, rispondete. Auto 27, rispondete. Sono Terzi, che cosa c'è? Una telefonata anonima. Pare che Morini sia in casa della sua donna. Ho voluto avvisare lei prima della squadra. Grazie, Colantuoni, ti pagherò una cena. Una dieta, dottore. Franca, questo caffè. Arriva? Eccolo pronto. Senti, ho parlato con uno dei nostri amici. Un mezzo per tagliare la corda l'avrei anche trovato, forse. Sono sicura che in Corsica potremo stare un po' di tempo tranquilli. In Corsica? Sì, perché? Non ti sembra una buona idea? Una specie di vacanza non ci farebbe male. No, no, correresti troppi rischi. Casomai mi raggiungi dopo. Piuttosto, Angela, tua sorella, non potrebbe darci un po' di soldi? I soldi che mi ha dato ieri erano tutti i suoi risparmi, non altro. Capirai, 80.000. Chi può essere? Non so, non ho idea. Prima domanda chi è, vai. Chi è? Un inquilino. Cosa vuole? Polizia. Levati di mezzo. Visto, poliziotto, che qui non c'è nessuno? Shh,
commendator Benzi è un verme che non merita di vivere per il bene della città. Sarà meglio che si tolga la vita pubblicamente, altrimenti sarò costretto ad uccidere innocenti. Ma è assurdo. È quello che penso anch'io. Questa sfinge fa sul serio. E non dimentichiamoci che ha già ammazzato due persone. Telefona al vicequestore Spaini. Digli che lo debbo vedere appena possibile. Se lei non ha nulla in contrario, la pregherei di non pubblicare la lettera sul suo giornale. Non credo di poterla favorire. Lei capisce che la stampa ha il diritto di informare i suoi... Lo so, le chiedo solo un silenzio di 24 ore per darci un certo vantaggio. Sfinge, dato che ha fatto questo passo, attenderà la pubblicazione della lettera prima di agire. Un ritardo, quindi, può essere decisivo per noi. Non posso rifiutarmi, ma solo 24 ore. Anche perché sarà molto difficile mettere il bavaglio al comitato di redazione. Questi sono affari suoi. Cercatemi terzi, lo voglio da me tra 20 minuti al massimo. E qual è l'ultimo prezzo? 300. Mi sembra cara. Beh, non direi. Lei deve considerare la qualità degli smeraldi, sono di taglio perfetto. E la montatura poi è un vero capolavoro. Signor Ghini? Mi scusi. Che c'è? Ci hanno fregato un camion giù al porto. Sarebbe bene che venisse lei personalmente. E poi c'è qualcosa che bolle anche in questura. Ho capito. Cerca di sapere chi è stato a fare il furbo. E per il resto, non ti preoccupare, ci penso io. Allora, d'accordo, signor Parodi. La collana e anche l'anello. Tutto a casa mia. Senz'altro, signor Ghini. Se mi permette un suggerimento, io direi quel bracciale. Buongiorno, signor Ghini. Signor Ghini. E se hai notizie, sai dove trovarmi. Certo. Voglio parlare con qualcuno. Come? Chi parla? Non fare domande idiote, passami un dirigente. Sono Sfinge. Pronto? Chi è al telefono? Lo sa benissimo chi sono. E lei chi è? Sono il commissario Terzi. Ecco, proprio lei, commissario. Ho alcune cose da dirle, molto importanti. E non mi interrompo. Lo faccia parlare, lo faccia parlare. Il mio messaggio. Mi avete preso sotto gamba e ora vi dimostrerò che avete sbagliato. Colpirò il giornale. Così capirete che i miei ordini devono essere eseguiti. Se vorrete evitare una strage. Le assicuro che non abbiamo impedito la pubblicazione della notizia sul giornale. La vedrà domani. Allora, cosa mi dici? Telefonava da San Pier d'Arena, ma non abbiamo fatto in tempo a localizzare l'apparecchio. Non hanno avuto il tempo. E adesso? Lasci perdere ogni altra cosa e si occupi solo di Sfinge. È un ordine, ricordi. E corra al giornale per sistemare un servizio di sorveglianza. A questo punto, piuttosto correrei da Benzi. Se Sfinge ce l'ha con lui, ci sarà stato un rapporto fra i due. Se lo dimentichi. Benzi è il presidente del consorzio bancario. E si presenterà candidato alle elezioni. Cioè un altro intoccabile. Chissà perché all'origine dei guai c'è sempre uno di loro. Terzi, lei non sa essere obiettivo, è troppo sospettoso. Io intanto cerco di ottenere un appuntamento da Benzi, eh? Le farò sapere. Ah,
Eccolo lì, ancora in macchina, quella macchina lì di fronte. Si sbrighi se vuole parlare. La caccia a Sfinge, autore dell'attentato al giornalista Bernardi e di altri due omicidi, si è estesa a tutta la città con l'impiego di ingenti forze di polizia. Il vicequestore Spaini ci ha rilasciato queste dichiarazioni. Prima di tutto mi appello alla stampa affinché l'informazione sia conforme alla realtà. Cioè, rispetti la reale gravità del caso, senza creare falsi allarmismi e quindi panico nella cittadinanza. Per quello che mi riguarda, le indagini sono su una buona pista. Certo, questo personaggio anonimo può essere imprevedibile e quindi serbarci delle sorprese. Tengo comunque a sottolineare che le nostre forze dell'ordine hanno già risolto casi più angosciosi e più tortuosi di questo. E adesso andiamo avanti secondo il nostro programma. Prego, signor commissario, si accomodi. Ah, ecco il nostro commissario Terzi. La trovo bene, commissario. Dunque, lo scopo di questo nostro incontro è di esaminare i diversi... Vorrei che fosse chiaro un punto. Questo maniaco non mi mette paura. Senta, Menzi, che relazione vede fra il suo rapimento e Sfinge? Terzi vuol dire... Insomma, lei può suggerirci qualche ipotesi sul sedicente Sfinge? Ma... lei capisce che chiunque nella mia posizione si trova esposto a rischi di questo genere. Beh, non mi dirà che qualcuno può desiderare la sua morte. Ho molti avversari politici, però non credo che qualcuno voglia arrivare a uccidermi. Scusi, commendatore, ma un poliziotto deve attaccarsi un po' a tutto nelle sue indagini. Comunque, mi pare sia il caso di stabilire una sorveglianza discreta intorno alla sua persona. Io non lo credo affatto. È sempre meglio, però. Lei rimanga e risponga tutto come d'accordo. L'aspetto più tardi in ufficio. Arrivederci. Arrivederla. Bene. Non ci sono per nessuno. Terzi, lei quanto guadagna? Molto. Anzi, moltissimo. Lei mi piace. Perché è un tipo sveglio. E fra un po' avrò bisogno di giovani svegli. Io so fare solo il poliziotto. Oh, non mi dica storie. Ad ogni modo, lei ci pensi sopra. Uno scotch? Ho bisogno di un servizio di sicurezza, diciamo. Potrebbe trovarci le sue soddisfazioni. Senza correre il rischio di dover finire i suoi giorni in Sicilia perché qualche suo superiore scopre un giorno che gli sta antipatico. Sarà difficile. Ho una grossa raccomandazione. E tu chi sei? Lasciami! Lasciami, mi fai male! Quanti anni hai? 18. E non ti sembrano un po' pochi per andare in giro ad ammazzare la gente? Perché? Quanti bisogna averne? Hai ragione. L'età non conta, basta uno straccio di motivo. E tu? Che motivo avevi per ammazzare mia sorella? Tua sorella? E chi è tua sorella? La donna di Morini. Ti sbagli. Non sono stato io. È stato Morini ad ucciderla. Lei si è gettata in mezzo. Mi dispiace. È riuscito a scappare proprio perché c'era tua sorella. Io ho avuto un attimo di esitazione, ma lui non ha avuto scrupoli. Non ti credo. Fa un po' come ti pare. Non ho il tempo per convincere una ragazzina. Non sono una ragazzina e tu sei un bugiardo. Io so com'è andata. Hai sparato a freddo come un matto. Me l'ha detto Morini. Quando l'hai visto? Io... Quando l'hai visto? Avanti. Mi fai male. Parla.
Qualche ora fa. Dove? A Savona, allo Sporting Club dei Pini. È qui? Sì. Campo 5. Bene, signora. Grazie a lei. C'è il direttore? Sì. Lo chiami, per favore. Un momento. Direttore, c'è un signore che le vuol parlare. Desidera? Conosce un certo Morini? Non conosco nessun Morini. Conto fino a tre. Se non mi dice dov'è, sparo. La porta vicino allo specchio. Resta qui. Voi, seguitemi. Da quella parte, presto, io gli vado dietro. Allontanatevi voi! Largo, largo! Buttatevi a terra! A terra!
I soliti enigmi. Per preannunciarci una sua mossa. Già, quale? Vuol farci ammattire con i simboli. L'altra volta nel suo messaggio c'era il Palazzo San Giorgio, che è la sede del consorzio bancario. Ora, finalmente, sappiamo che Sfinge ha usato quel simbolo perché si riferiva a Benzi, che ne è il presidente. Sì, solo non capisco cosa c'entri Dante. Non pretenderà mica di farci rileggere tutta la Divina Commedia. Va a sapere cosa passa per la testa dei matti. Sarà matto, ma ho l'impressione che ci sia sotto qualcosa. Andiamo. Vieni, Whisky. Vuoi aiutarmi? Ha trovato quello che cercava, dottore? Sì, grazie. Questi non servono più, può portarli via. Pronto? Pronto? Mi sente? Tanto lo so che è lì che mi ascolta.
Questo telefono non è sotto controllo, quindi può parlare liberamente, non c'è pericolo. Mi sente? Eh? Al diavolo, ascolti, se questa vuole essere una dimostrazione, la sta facendo nel peggiore dei modi. O forse lei è soltanto un pazzo che si diverte ad ammazzare la gente, eh? Un maniaco, un vigliaco che non ha il coraggio di mostrarsi. Non serve insultarmi, poliziotto. Senta, io non conosco le sue ragioni, ma non posso che giudicarla per quello che fa. Ma non capisce che tutto questo è assurdo? Forse meno di tante altre cose di questa città. Cerchi di pensarci un po'. Si potrebbe trovare una soluzione. Nessuna soluzione, tranne la morte di Benzi. Se non si suiciderà, entro le 12 di domenica, farò saltare la città. Devo farlo. E bravo, Pino. Volevi metterti da solo, eh? Io ammiro i ragazzi di fegato e iniziativa, ma non quando si mettono contro di me. Ed è un vero peccato che proprio tu mi abbia voluto fregare. Tiratelo su! Le vedi queste mani, Pino? A loro modo hanno dovuto fare un certo apprendistato. Sono stato alle regole, anche se è stata dura. Cosa che tu non hai fatto. Ti sarebbe piaciuto fare soldi fregando i camion a me, eh? E ora, guarda come sei ridotto, povero Pino. C'è una telefonata per te. E di quello che ne facciamo? Pensaci tu, senza far troppo rumore. Oh, il solito lavoretto. Sì, pronto? No, ho detto stasera. Sono stato chiaro? Permette? Che c'è, ragioniere? Se posso, ci sarebbero alcuni assegni da firmare. Faccio vedere. Che roba è? Per l'acquisto dei terreni in Riviera e per la lottizzazione in Brianza. Va bene. Questo? È per il pagamento del carico extra. Ah, mi scusi, i 2 miliardi dell'affare Collo, vuole accreditarli a Vaduz per il riciclaggio oppure sulla solita banca svizzera? In nessuna delle due. Metta tutto sul mio conto personale. Ma il suo socio? Il mio socio ha altro a cui pensare, ragioniere. Vada, vada. Tieni, whisky. Mangia, è buono. Mangia. Ma non capisco, forse non ha fame. Sono una frana, eh? No, se non gli do da mangiare io, è così schizzinoso. Mi dispiace. Ma quello che gli ho preparato è roba buona. Sì, sì, lo credo, figurati. Ora vedrai come corre. Whisky? Bravo. Preparo la cena. Sì, sono Terzi. Pronto, Mark? Ho le prove. Sì, so chi è il responsabile dei rapimenti Collo, Calanchi e Gandus. E so anche che fine hanno fatto i soldi. Parte di questi sono stati investiti nell'acquisto di terreni edificabili e parte in operazioni di malavita. Come ti dicevo, traffico d'armi, droga, contrabbando di sigarette, ho tutto con me. Sì, ma ho la sensazione di essere stato pedinato. Non muoverti, vengo subito. Va bene, ti aspetto. Sì? È inutile che corri da Guglielmi, arriverò prima io. Pronto? Pronto! Thank you.
messaggio di Svinge in una cassetta della posta al 51 di via Assarotti. È inutile che corri da Guglielmi, arriverò prima io. Troverete un altro messaggio di Svinge in una cassetta della posta al 51 di via Assarotti. Non capisco questa sua ostinazione, Terzi. Il perito Settore ha appena confermato che il proiettile che ha ucciso il dottor Guglielmi è dello stesso calibro di quello usato da Sfinge, una 7,62 NATO. Però questa volta accanto alla Sfinge non c'era la piramide. E va bene, San Tommaso, aspettiamo pure la perizia balistica per mettere un altro morto sul conto di Sfinge. Intanto, oggi è venerdì e fra due giorni scade l'ultimatum. A proposito, non si dimentichi che Benzi tra mezz'ora inaugura l'ospedale. No, ci vado. Ah, sia chiaro, Terzi, eh? Io non nego la sua ipotesi. Può darsi benissimo che Sfinge sia fumo negli occhi e che sotto ci sia qualche sporco trucco. Ma io non sopporto, vede, non sopporto neanche l'idea che il commendator Benzi o qualunque altra persona della nostra città possa venire assassinato o costretto al suicidio. E tantomeno che esplodano bombe per le strade. Io non voglio panico, non voglio stragi, voglio Sfinge e basta, eh? Chiunque esso sia e qualsiasi cosa rappresenti. Chiaro? Amici miei, questo è un avvenimento non solo importante, ma felice. Stiamo infatti per inaugurare uno dei più moderni e funzionali complessi ospedalieri di tutta Italia. Come voi sapete, io mi sono sempre adoperato per sostenere lo sviluppo della nostra amata città. Ebbene, a questo riguardo, io vorrei approfittare dell'occasione per annunciarvi che in queste nuove elezioni amministrative sarò fra i candidati. Sì, un caso, ma... Non dubitavo del vostro posto. Il mio suo cuore è comune. Grazie. Discorso stupendo. Ma sei per me? Signor Benzi, vorrei parlare. Prego. Scusi. Ci sono novità per caso? Niente di concreto. Navighiamo ancora nel campo delle ipotesi, senza riuscire a dare un volto a quel fantasma. È un fantasma che comincia a preoccupare anche me. Ha dimostrato che non scherza. Ma non potrebbe essere invece una montatura? Voglio dire, non pensa che Sfinge possa agire per conto di altri? Non credo che dietro di lui si nasconda altra gente. È soltanto un matto che agisce di propria iniziativa. Probabile, ma mi riesce un po' difficile credere a una sola parola detta da un uomo come lei. Vengo subito. Chi è? Un fotografo. Me l'ha mandato un mio socio. La pubblicità è una noia necessaria. Se è un po' di pubblicità che lei cerca, gliela servo subito. Basta parlare di Milano, di Irene, della droga. Stia calmo. Il fatto che qualcuno abbia sfruttato la mia società di esporto import per i propri traffici vergognosi non vuol dire che io ne fossi a conoscenza. Ricordi che il tribunale mi ha assolto con formula piena. Il tribunale sì, ma io ricordo tutto. E arriverà anche il suo momento. Arrivederla, commendatore. Borelli e Benzi si conoscono benissimo. Borelli si serve della banca di Benzi. Buongiorno. Che cosa c'è ancora, commissario? Che rapporti intercorrono fra lei e il signor Benzi? Mi servo della sua banca. Lo sanno anche le pietre a Genova. Pochi anni fa lei era un semplice capomastro. Ora possiede un cementificio. Cosa vuole insinuare?
Lo sa che mi basterebbe una telefonata per farle passare dei guai? A me basterebbe dare un'occhiata alla sua contabilità. Ora cerchiamo di non perdere la calma, anche perché le telefonate costano care. Che cosa vuol sapere, insomma? Benzi. Benzi, 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 è una fissazione. L'ho conosciuto a Milano, quando era industriale. Poi l'ho perso di vista. Io ho lavorato, perché io sono uno che lavora. Anch'io. Beh, e poi me lo sono trovato davanti, lì in banca, tutto qua. E Mattei? Che cosa c'entra l'ingegner Mattei adesso? Si forniva da lei per il cemento? Sì, e allora? Quando ha cominciato? Beh, cosa vuole che mi ricordi? E poi senta, se sei da fare altre domande voglio la presenza del mio avvocato. E perché? A cosa le serve? Lei non è mica imputato, almeno per ora. Commissario, il nostro colloquio è finito. Prego, si accomodi. Un cavalcavia! Trovato! Un cavalcavia! Con Altoni? Sì, 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 sì. Il primo lavoro fatto da Mattei con Borelli fu l'appalto di un cavalcavia dato da Benzi. E il cavalcavia è crollato 8 mesi dopo l'inaugurazione. Sono morte 3 persone che si recavano in chiesa per un matrimonio. E fra i 3 c'era anche la sposa. La sposa? Sì, nell'incidente è morta mia nipote Maria. Si chiamava come me, Maria Clerici. Sono morti lei e suo padre. Sua madre è morta pochi mesi dopo, di crepacuore. Ma l'uomo che doveva sposarla, che fine ha fatto? Andrea. Povero Andrea, è impazzito. È finito in manicomio. Sarà ancora lì. Andrea Gatti. Andrea Gatti. Andrea Gatti, 35 anni, ricoverato qui 14 anni fa. Non mi risulta che tra i nostri assistiti ci sia un Andrea Gatti. Sa, questa è una clinica per ricchi. E lei invece mi dice che questa persona non naviga nell'oro. E va bene. Comunque, se le dovesse venire in mente qualcosa, mi telefoni in questura. Senz'altro. Arrivederla. Avete già mandato la macchina a prendere il comandante D'Annunzio? Certamente, signora Contessa, come lei aveva ordinato. E sapete che è molto preciso e puntuale. Sono il dottor Marchi, voglio parlare con Ghini. È urgente. Va bene, cercatelo. A quanto pare le è tornata la memoria, vero? Allora, chi è che pagava per lui? Eh? Non lo so. Ogni mese arrivava puntualmente il denaro. Pare che quel fesso del manicomio abbia spiattellato tutto a qualcuno della polizia. Tu, Armando, vedi di sistemare le cose. Io mi allontano per un paio di giorni e intanto voi fate tirar via tutto quello che c'è in magazzino. Imbarchiamo tutto e prendiamo il largo. Sì, fai come le altre volte, mi fido di te, eh? Vai ora. Va bene. E pensare che avevo sistemato tutto così bene. Hai da accendere? Questi li prendo io. Ci vediamo la prossima settimana a Lugano. Va bene, signor Ghini. Torna indietro, che si ricarica. Sbrigati con quel telefono. Guarda che bisogna ricaricare e andarsene. Va bene, hai sentito? Datti da fare.
Ma chi ha sparato? Non ho visto bene. Vai sopra e prendilo alle spalle. Antonio, vai, prendi un mitra. E allora raccontami tutto e non tralasciare niente, d'accordo? Attenda un attimo, vedo se il commendatore può riceverla. Grazie. Prego, si accomodi. Grazie.
Venga, Terzi, venga pure. Ha letto i giornali? No, non ne ho avuto il tempo. Ce n'è uno lì, guardi. Immagino che per il bene della città dovrò finire per suicidarmi, vero? Sarebbe un bel gesto. Quello è un megalomane. Può darsi. Appunto, sarà per questo che vuole una soluzione clamorosa. Sa come il crollo di un cavalcavia affollato. Non capisco cosa voglia dire. Comunque, sarà meglio che si sbrighi a trovarlo. D'accordo. Ah, scusi, lei ha per caso il recapito di quel fotografo? Sa, quello che era all'ospedale e che le ha mandato il suo socio. Luisa! Luisa! Eccola là. Ci risiamo, sempre sotto sopra. Ma come fa a digerire? Venga, glielo cerco io. Bravo, poliziotto. Lo sapevo che saresti arrivato qui. Ma se sei veramente in gamba, trova le bombe. Voglio aiutarti. Qualcuno che ti è vicino ha un indizio per te. È venuto l'uomo del gas, ha lasciato questa. Nient'altro? No. Strano. L'ho pagata l'altra settimana, la bolletta. E Sfinge. C'è una cartolina di Sanremo e la pubblicità di un'aranciata. Fa vedere. Posso? Forse vuole indicare le poste. Sì, e l'aranciata? Il bar delle poste. No. Il bar della stazione. No, non ci siamo. Vorrà indicare una fabbrica di aranciata a Sanremo? No, Sfinge si è sempre espresso per simboli, lo sai. Vediamo. Sanremo è la città del Festival della Canzone. C'è il casinò, è la città dei fiori. Come hai detto? Ripeti. È la città dei fiori. Ma sì, dei fiori, i fiori d'arancio. Un matrimonio. Una chiesa. Ma quale? Dove si doveva sposare 14 anni fa. Mancano poche ore allo scadere dell'ultimatum. E c'è ancora un'altra bomba piazzata chissà dove. Scusi, dottore, c'è Terzi al telefono. Ha trovato la bomba. Cosa? Terzi, dove diavolo l'ha trovata? Non mi sembra l'espressione giusta. Stava in una sacrestia. Una bomba in sacrestia? Sì, e mi ha lasciato anche un indovinello per il seguito. Beh, appena finito, rientri. D'accordo. E che ne dice di una riunione di vertice? Sì, potrebbe essere utile, ma qui il tempo stringe. Va bene, proceda allora. Si tenga in contatto con me. La terrò informata. C'è un altro messaggio. Cosa dice? Se lo capisci. Leggi. Sei veramente in gamba, ma la prossima non la troverai. Ti ho già dato le indicazioni e se sei qui vuol dire che non hai capito niente. La tua è stata fatica sprecata. Addio. Tutto qua? Sì, tutto. E adesso? E adesso ne sappiamo quanto prima. Andiamo.
Faccia passare, siamo della stampa. Via, via, via. Capito? Ma guarda, sì, siamo della stampa, almeno una dichiarazione. Un bel cazzotto sul muso a tutti e due. Via, niente da... Siamo qui per informare l'opinione pubblica, ha capito? Ma che crede? Andiamo, Giulio, guarda, non si cava correndo un buco. Senta, la prego. Niente da fare. Sia carino. Via. Benzi è in casa? Ma che vuole lei, scusi, eh? Scusi, ma questo commendator Benzi si suicida o no? Ma lei, dico, è impazzito. No, e lei? È venuto l'uomo del gas e ha lasciato questo. Il gasometro. Come hai detto? La bomba è al gasometro. Pronto, sono Terzi. La bomba è al gasometro, io vado lì. Avverto il vicequestore. Bene. Ecco il gasometro. Non muoverti, eh? Sì. Andrea! È finita per te! Vieni giù, non farti ammazzare! Ascoltami! Salta tutto per aria. Dai il megafono. Che nessuno spari un colpo senza mio ordine. Cercate di mantenere la calma. Cercatemi il commissario Terzi. Sì, signore. Dottore, i tiratori sono già appostati. Bene. Questo è antiproiettile. No, grazie. Sto più al sicuro se resto seduto in macchina. L'ultimatum scade a mezzogiorno, fra 12 minuti. Non sono molti per fermarlo. Il commissario Terzi non si trova. Ma come non si trova? Non c'è da nessuna parte. Mi senti? Mi senti? Non posso prometterti niente, ma se scendi ti assicuro che... Ci siamo quasi, commissario. Si prepari e io resto in verticale finché non sia sganciato. D'accordo. Sono pronto. Ma chi è quel matto lassù? Il commissario Terzi.
Ma quello è proprio scemo. Bisogna distogliere Sfinge. Inserite le sirene. Avevi capito che per ammazzare Benzi era poco, era facile. Quel verme doveva essere colpito anche per tutto quello che di sporco rappresenta. Sì, se vuoi puoi chiamarla pure follia la mia disperazione. Ma allora, quel giorno, ero un uomo felice. L'aspettavo, io l'aspettavo, ma lei non veniva. Non poteva, capisci? Non sarebbe più venuta. E tutto questo solo perché un porco si arricchisce risparmiando cemento per le gettate di un ponte. E per uno come lui è niente, poco meno che niente tutto questo. Per tutti quelli come lui, cosa vuoi che sia? Poliziotto! Appena un fatto di cronaca, due righe su un giornale e tutto finisce lì. Ebbene, io da allora non ho avuto più pace. Sarà pure follia, ma da quel giorno ho pensato solo a vendicarmi in qualche modo. Forse lo so, non è completamente giusto. Ma lui, loro, tutti quelli come Benzi sono giusti. Sono giusti tutti questi malviventi, questi assassini. Dalle mani pulite, eh? In fondo ti capisco. Però ora vieni, andiamo giù. Vieni, non c'è altra scelta. Ha fatto molto, Terzi, ma ha fatto un buon lavoro. Non posso dire altrettanto di voi. Non c'era bisogno che un cecchino sparasse. Andiamo, Terzi. Lei è del mestiere, lo sa che sono cose che capitano. Troppo spesso per me. Signori, per favore, indietro. Ma dottore, indietro, senta, indietro, ci faccia una dichiarazione almeno lei. Scusate, cosa ci può dire riguardo alle voci che vogliono fosse legato ai sequestri? Perché voleva la morte di Terzi? Complimenti, commissario. Proprio te cercavo. Ma che cosa le prende? Vuoi sapere cosa mi prende? Se credi che abbia bevuto tutte le tue balle, ti sbagli di grosso. Aspettavo solo di avere una... Terzi, ma per che metterti fa? Le manette. È impazzito. Le presento il cervello dell'anonima sequestri.
Questi sono assegni controfirmati dal nostro beneamato commendator Benzi, a riprova dei suoi traffici con Ghini. Largo, largo! Portatelo via. Sì, signore. Ancora una. Il commendator Benzi. Mi dica, Terzi, come è arrivato a... Al bandolo della matassa, come si dice. Questo è un segreto fra me e il ragioniere di Ghini. E poi troverà tutto scritto insieme alle mie dimissioni. Dopo parleremo delle sue dimissioni. Mi dica piuttosto di Sfinge. Era un poveraccio. Traumatizzato e strumentalizzato da Ghini per sbarazzarsi di Benzi. Complimenti, Terzi. Che significa? Le mie dimissioni. Andiamo, Terzi. Quel poveraccio era come se fosse già morto. È un mestiere duro il nostro. Non sempre è possibile. Mark, dove vai? Scusami.